questo breve video vedremo come configurare l'assistente. Vale anche per l'assistente di prova, ossia un assistente che solamente voi potete chiamare ed ascoltare. Partiamo dal primo campo, cosa dice l'assistente a chi ti chiama la prima volta. Per i business è solo la prima parte del messaggio. Vuol dire che quando qualcuno interagisce con l'assistente la prima volta, l'assistente risponderà dicendo sono l'assistente digitale di Mr. Call in questo caso. Il secondo campo ci permette di personalizzare quello che l'assistente dirà a chi ci chiama dalla seconda volta in poi. Tipicamente questo campo sarà un po' più breve di quello prima. Poi abbiamo seconda parte messaggio di accoglienza se si è aperti. Vi ricordiamo che Mr. Call legge sul vostro profilo Google Business se siete aperti o chiusi. Quindi potrà dire al momento nessun operatore è disponibile, ma far capire a chi chiama che l'attività è aperta. Similmente, fuori dagli orari di apertura dirà al momento siamo chiusi e per esempio potremmo aggiungere qui gli orari di apertura. Dopodiché abbiamo la parte finale del messaggio che è diversa per chi chiama la prima volta o per chi chiama dalla seconda volta in poi. Ovviamente vogliamo ricevere notifiche via mail se qualcuno lascia un messaggio, anche perché nella mail abbiamo tutta la trascrizione. Qui abbiamo l'indirizzo mail per le notifiche. Se riceviamo moltissime telefonate, possiamo abilitare il fatto di non voler ricevere delle notifiche qualora chi ci chiama non lasci nessun messaggio. Subito dopo abbiamo messaggio di default per invio WhatsApp da mail. Questa descrizione ci appare chiara se pensiamo che Mr. Call ci invia una mail con la trascrizione del messaggio lasciatoci da chi ci ha chiamato. Nel messaggio vediamo questo link invia messaggio WhatsApp, cliccandoci si apre l'applicazione WhatsApp sia su telefono sia su desktop e quello che compare nel messaggio, che ovviamente possiamo cambiare, è esattamente quello che vediamo nel campo qui. Subito dopo vediamo ricevi notifica via SMS, ossia se vogliamo essere notificati attraverso dei messaggi SMS. In quel caso dobbiamo dare un numero di telefono di un cellulare, nessuna notifica SMS per messaggi vuoti, esattamente come per le mail, quindi nel caso non riceviamo notifiche via SMS se qualcuno non lascia il messaggio. Mittente degli SMS invece è quello che appare ai nostri clienti, a chi ci chiama, quando Mr. Call invia loro un messaggio, per esempio per la conferma della prenotazione o per la privacy. Infine c'è il Google Place ID che viene compilato da Mr. Call durante il processo di creazione dell'assistente, quindi normalmente non deve essere cambiato. Questo è tutto, dovete solamente salvare e avete il vostro assistente personale pronto per essere utilizzato.